Sta per concludersi l'attesa per il processo Mediaset. Tra pochi minuti la Corte di Cassazione deciderà se confermare o annullare la condanna di Silvio Berlusconi. Tensione anche per le possibili conseguenze sulla stabilità del governo. La preghiera del Papa al Cristo Redentore durante la GMG, ogni volta che sorvolava in elicottero Rio de Janeiro, chiedeva di avvicinarsi alla statua simbolo della città per pregare, il racconto dell'arcivescovo João Tempesta. Parte il nuovo redditometro. Sotto la lente del fisco, i redditi a partire dal 2009, a rischio chi presenta forti differenze tra entrate dichiarate e spese sostenute. Nel TG vi spiegheremo quali sono i meccanismi di accertamento. Sono ancora critiche le condizioni di due bambini ricoverati in terapia intensiva dopo l'incidente dell'autobus in Irpinia, meno preoccupanti le condizioni di un altro minore, tre le persone iscritte nel registro degli indagati. La Svizzera vuole TV 2000, una petizione popolare chiede di inserire la nostra televisione tra i canali che possono essere visti nel paese. Oltre 1000 persone hanno firmato la richiesta promossa dal Giornale del Popolo di Lugano. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati a TG 2000. Bentornati cari amici. E dunque Leonardo, c'è grande attesa per la sentenza della Cassazione sul caso Mediaset e quindi sul caso Silvio Berlusconi. Tra pochissimo la Corte Suprema si pronuncerà. Allora, per avere tutti gli aggiornamenti sul caso, ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato in Piazza Cavour, Giuseppe Caporaso. Giuseppe. Sì, siamo qui davanti al palazzaccio, alla Corte di Cassazione, in Piazza Cavour a Roma. C'è tanta fibrillazione, centinaia sono le persone, diverse centinaia qui fuori, di curiosi ma anche di persone comuni che sono venute fuori alla Corte di Cassazione per aspettare questa sentenza, ma sono centinaia i giornalisti all'interno e all'esterno, fotografi e cameraman all'interno e all'esterno del Palazzo della Cassazione, quindi l'attesa è frenetica, un clima caldo, caldissimo, e non solo da un punto di vista meteorologico, perché la decisione potrebbe influire sicuramente sulla vita politica di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e leader del PDL, ma anche sulla tenuta del governo guidato da Enrico Letta. Diciamo che i giudici guidati da Antonio Esposito, i giudici della sezione feriale penale della Corte di Cassazione, sono entrati in Camera di Consiglio alle 12.30. Secondo indiscrezioni avrebbero anche terminato il loro lavoro, ma finora nessuno è uscito da quella Camera di Consiglio per definire la sentenza. Dovranno decidere se confermare o meno la decisione, la sentenza emessa l'8 maggio scorso, nel mese di maggio, da parte della Corte di Appello di Milano, che vedeva Silvio Berlusconi condannato a 4 anni di reclusione e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Ricordiamo che martedì è stata la volta del procuratore generale Mura, che ha detto che ha confermato l'impianto accusatorio, chiedendo solamente una rivisitazione per quanto riguarda l'interdizione dei pubblici uffici da parte di Silvio Berlusconi. Ieri invece è stata la volta degli avvocati di Berlusconi, Coppi e Ghedini, che invece hanno chiesto l'annullamento di questa sentenza perché il fatto non sussiste. A proposito di avvocati, l'avvocato Franco Coppi non è qui al palazzo che vedete dietro di me, la Corte di Cassazione, ma aspetterà nel suo studio questa decisione dei giudici della Corte di Cassazione, mentre Silvio Berlusconi in questo momento è a Palazzo Grazioli con i figli Pier Silvio e Marina, aspettando anche lui questa decisione sicuramente importante per la sua vita politica, ma anche per il percorso forse del governo guidato da Enrico Letta. Per il momento nessuna novità c'è, ma sono minuti frenetici, tutti con le cuffie, tutti con i microfoni in attesa di poter dare questa sentenza. Magari ci sentiamo se dovesse uscire la notizia nel corso del telegiornale. Tutto da Piazza Cavour, qui davanti alla Corte di Cassazione, linea allo studio centrale. Grazie Giuseppe, grazie davvero per il tuo lavoro. Adesso andiamo a Rio, dove si continua a fare memoria del viaggio di Papa Francesco. Ai nostri microfoni l'arcivescovo della metropoli brasiliana racconta l'emozione di questi giorni e qualche piccolo aneddoto, come ad esempio di come il Santo Padre chiedesse ogni volta che sorvolavi in elicottero la città di passare accanto alla statua del Cristo Redentore e lì si raccogliesse sempre in preghiera. Ma sentiamo cos'altro ha raccontato a Fabio Bolzetta Monsignor João Tempesta. Sentiamo. A Copacabana il palco e le stazioni della Via Crucis ancora riposano lungo l'avenida Atlantica, quasi a trattenere il più possibile il ricordo della prima GMG carioca. Ma intanto in un incontro per la Chiesa di Rio è tempo di bilanci. Credo che lascerà per tutti i popoli quello che Dio ha fatto per tutti noi in ogni momento,
Oltre che la visita del Santo Padre, che ha parlato moltissimo bene per i vescovi brasiliani, anche per i vescovi della Latinoamerica, e anche la gioia dei giovani qui nel Rio de Janeiro. È stato un bellissimo momento per la città, per il nostro paese, per tutti i giovani. L'arcivescovo di Rio, che ha accompagnato Papa Francesco nei momenti più significativi della GMG, racconta di come il Santo Padre chiedesse ogni volta che sorvolava in elicottero la città di passare accanto al Corcovado e lì si raccogliesse sempre in preghiera. E la gioia di Papa Francesco, che cosa le ha detto? Ha detto moltissima cosa, che dobbiamo stare più nella prossimità del popolo, di stare con la misericordia nel cuore, di lavorare per la Chiesa e per il mondo meglio, e che il bene deve essere fatto per tutti. Secondo i dati presentati in Arcivescovado, l'Italia è stato il quinto paese per numero di pellegrini, dopo Brasile, Argentina, USA e Cile. Per la maggioranza è stata la prima GMG. In quei giorni è diventata la casa dell'umanità per il più grande evento che abbia forse mai ospitato, afferma Monsignor Orani Tempesta, che spiega: abbiamo lavorato, pianificato e anche sognato, ma Dio ha fatto il resto. E guarda ai segni di questa giornata. Sarà un istituto che nascerà prima del cuore, di vedere come si può andare avanti con quello che Papa Francesco ha detto, e dopo forse, se possibile, anche un centro di mattoni. Cambiamo argomento adesso con una notizia che riguarda la Banca Centrale Europea, che ha confermato il costo del denaro allo 0,5%, ai minimi storici dell'Eurozona. E il presidente della BCE, Mario Draghi, conferma ancora una volta: terremo i tassi di interesse a livello attuale o inferiore per un periodo di tempo prolungato. E nonostante gli ultimi dati sulla fiducia confermano le aspettative di una stabilizzazione dell'attività economica, la ripresa sarà graduale solo nell'ultima parte dell'anno, ha precisato Draghi, mentre le pressioni inflazionistiche resteranno contenute nel medio periodo. E la crisi si affronta anche combattendo l'evasione fiscale. Proprio per questo da oggi arriva il nuovo redditometro, uno strumento che tiene conto di nuovi e più ricchi dati per colpire chi evade. Allora vediamo adesso nel servizio insieme quali sono le spese che insospettiscono il fisco e fanno scattare i controlli. Ci spiega tutto Sara Lucaroni. Sarà sì più capillare, ma basato su dati reali, con un margine di tolleranza, e partirà dai redditi del 2009. L'obiettivo è sempre lo stesso: scovare gli evasori. È operativo da oggi il nuovo redditometro, il meccanismo con cui si comparano i redditi dichiarati dal contribuente con le sue spese e il tenore di vita. La circolare del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, spiega il funzionamento dello strumento di accertamento attuato dal Ministero dell'Economia nel dicembre scorso e dà il via alla selezione di quei contribuenti che sono a potenziale rischio, quelli cioè che presentano forti differenze tra i redditi dichiarati e quelli ricostruiti dall'agenzia sulla base di beni, spese e disponibilità già noti al fisco. Queste le novità principali. Lo scarto tra capacità di spesa e reddito dichiarato non dovrà superare il 20%. È previsto il doppio contraddittorio, in cui il contribuente può dimostrare le spese sostenute, risparmi accumulati o investimenti. Infine, si terrà conto per le verifiche solo di dati reali, di spese effettive, senza tenere conto delle medie Istat, che scatteranno solo in un secondo momento. Infine, il nuovo redditometro non è retroattivo e si applica agli accertamenti a partire dall'anno di imposta 2009. Accanto al redditometro c'è il nuovo piano antievasione 2013. Nel mirino grandi contribuenti, imprese di medie dimensioni, lavoratori autonomi e soggetti con regimi agevolati. Il tutto affiancato dall'intensificazione di controlli e attività antifrode in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza. E sempre a proposito di crisi, sono tante le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese e quindi a fare la spesa di tutti i giorni. Oggi vogliamo raccontarvi un'iniziativa della Caritas di Torino e dell'associazione Plug, che permette a tanti di fare le compere pagando con il proprio tempo libero. Sentiamo. Frutta e verdura di qualità donate alle famiglie bisognose in cambio di ore di impegno e piccole attività nel quartiere. È il progetto Fa Bene, portato avanti a Torino dall'associazione Plug in collaborazione con la Caritas diocesana. Un modo per contrastare la crisi economica e ridurre gli sprechi alimentari. Per il momento è realizzato in modo sperimentale nel mercato di Piazza Foroni, periferia nord del capoluogo piemontese. Una sessantina di commercianti ogni giorno mette da parte le eccedenze alimentari e le donazioni fatte dai clienti, quindi alcuni volontari si
occupano di smistarle, comporre i pacchi cibo e consegnarle in bicicletta a 17 famiglie in difficoltà economiche. L'idea principale è proprio scambio, restituzione e donazione, se vogliamo queste sono le tre parole principali. Noi l'abbiamo sempre fatta questa cosa, a differenza di adesso è che adesso è fatta in maniera organizzata e si sa dove va a finire. Il progetto Fa Bene si basa su un'antica usanza, che è l'usanza del caffè sospeso, molto utilizzato nel sud Italia, dove una persona lascia al bar un caffè pagato per un'altra persona che non può pagare. Noi lo applichiamo alla spesa e puntiamo a utilizzare la naturale generosità delle persone e a moltiplicarla. Ci piacerebbe fare questo progetto in tutti i mercati di Torino e perché no d'Italia. E torniamo adesso a parlare del tremendo incidente autostradale in Irpinia. Disastro colposo e omicidio colposo plurimo sono i reati contestati agli indagati, fra i quali due dipendenti della società Autostrade e il fratello dell'autista del pullman. Gli inquisiti però potrebbero aumentare. Sentiamo perché dal nostro Luigi Ferraiuolo. Sono tre gli indagati per il disastro di Monteforte Irpino, il bus caduto da un viadotto dell'autostrada Napoli-Bari. La procura di Avellino interrogerà Gennaro Lametta, titolare della Mondo Travel, la società titolare dell'autobus distrutto nell'incidente, già sentito dai giudici nei giorni scorsi. Lametta, che è il fratello di Ciro, l'autista morto, la cui autopsia è prevista martedì prossimo, è indagato per omicidio plurimo e disastro colposo. Ma non è il solo a finire sotto inchiesta, indagati anche due dipendenti della società Autostrade, Michele Renzi e Antonio Sorrentino. Ma gli inquisiti potrebbero aumentare. Nell'avviso di garanzia inviato alla Metta, gli inquirenti fanno riferimento anche a persone in via di identificazione. Infatti saranno ascoltati anche i titolari della Mondo Viaggi di Giugliano, l'agenzia turistica che ha organizzato il viaggio di 3 giorni. Per adesso l'inchiesta cercherà di capire se il bus era efficiente, considerato che nonostante avesse percorso 900.000 km era stato revisionato da pochi mesi, e se il guardrail era a norma. In attesa di trovare la verità, il comune di Pozzuoli si costituirà parte civile. Intanto la zona dell'autostrada dove si è verificato l'incidente e l'area dove è caduto il bus sono state sequestrate. Restano critiche le condizioni dei feriti, tra i più gravi Gennaro Schiano e la 16enne Simona Del Giudice, mentre continua la gara di solidarietà a donare il sangue per i bambini ricoverati in rianimazione a Napoli. La cronaca adesso ci porta all'aeroporto di Fiumicino, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 65 kg di cocaina e arrestato 7 persone, fra cui 3 italiani. Singolari trucchi escogitati dai corrieri per trasportare la droga. Un argentino, ad esempio, ha tentato di superare i controlli con un carico di circa 3 kg di polvere bianca nascosta all'interno di confezioni sigillate di dolci. Uno dei 3 italiani provenienti dal Perù, invece, ha dichiarato di essere uno chef, pensate, per giustificare il possesso di una batteria da cucina. In realtà all'interno di ogni pentola c'erano doppi fondi contenenti appunto cocaina. E adesso, cari amici, vogliamo raccontarvi di una curiosa iniziativa che ci riguarda la nostra televisione. Quasi 1400 persone residenti nella Svizzera italiana hanno espresso il desiderio di poter vedere TV 2000 e per questo hanno aderito a una campagna lanciata dal Giornale del Popolo di Lugano. Vediamo. Vogliamo vedere TV 2000. In pochi giorni sono stati 1.364 i residenti nella Svizzera italiana che hanno aderito alla campagna lanciata dal Giornale del Popolo di Lugano, l'unico e storico quotidiano cattolico della Confederazione Elvetica, per chiedere ai due principali gestori dei bouquet televisivi del paese di inserire TV 2000 nei loro pacchetti di base, quindi senza costi aggiuntivi. La domanda precisa era, è vero che non vi interessa TV 2000? Perché noi abbiamo chiesto ai responsabili di Swisscom e Cablecom come mai nelle loro offerte di base non ci fosse TV 2000 e ci hanno risposto che non c'era interesse. E noi ci siamo chiesti, ma è vero che non c'è interesse, come fanno a dirlo? Ma l'interesse invece c'è e come. Ai tanti che hanno sottoscritto i moduli pubblicati dal Giornale del Popolo si devono infatti aggiungere anche centinaia di telefonate e lettere alla redazione, anche a campagna terminata. Tutte hanno espresso il desiderio di poter vedere il nostro canale e i nostri programmi, sorprendendo i responsabili televisivi elvetici, che hanno promesso di affrontare il problema entro l'estate.
dopo l'estate. Noi ci aspettiamo una risposta tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Sono rimasti molto stupiti, in particolare Swisscom è rimasta molto stupita e si è subito detta disponibile a verificare se c'è la possibilità di inserirlo nel loro pacchetto di base. Cablecom un pochettino meno, anche se entrambi, sia il responsabile di Swisscom sia quello di Cablecom che sono venuti qua da noi, ci hanno detto che adesso durante l'estate avrebbero discusso al loro interno e capito se e come inserire anche TV 2000 nella loro offerta. Torniamo a parlare adesso del caldo e di Caronte che ha salutato l'Italia, ma adesso Cestige è pronto a bussare le porte delle nostre città. Si tratta di un altro anticiclone africano che trasporterà aria caldissima dall'entroterra marocchino verso tutte le nostre regioni. Lo farà a partire dal prossimo weekend e per tutta la settimana successiva. Si prevedono temperature afose in tutta Italia, fino a 40 gradi. Sabato le città a rischio saranno 16 e in due casi, quindi Roma e Bolzano, si prevede un'allerta di livello 3, dunque da bollino rosso. Sarà l'ondata di caldo più forte e duratura dell'estate, ma dopo il 10 e fino a Ferragosto torneranno i temporali. Adesso andiamo nella città di San Francesco, migliaia di pellegrini diretti ad Assisi per la festa del perdono, una celebrazione resa quest'anno ancora più suggestiva dal nuovo Papa, il primo a portare il nome del santo umbro. Qualcuno sta già marciando da giorni, altri si sono avvicinati in pullman e ora stanno camminando per qualche chilometro. Sono migliaia i giovani che anche quest'anno vogliono testimoniare l'attualità di Francesco di Assisi, prendendo parte alla 33esima marcia dedicata al poverello. Quest'anno con una preghiera in più lungo il cammino, pensando al Cardinal Bergoglio, primo pontefice a portare il nome del santo umbro. Domani, di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, l'arrivo dei pellegrini, si bacia la terra e poi tutti in visita alla Porziuncola, dove San Francesco ha vissuto in povertà e ha fondato il suo ordine. Noi da Poggio Bustone, dove Francesco ha ricevuto il perdono, domani saremo a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, dove Francesco ha voluto proprio che questo perdono fosse aperto a tutti. A Poggio Bustone, buongiorno, buona gente. A Santa Maria degli Angeli, Francesco dice: voglio mandarvi tutti in paradiso. Tra i boschi di Poggio Bustone, nella Valle Reatina, tappa di molti pellegrini diretti verso Assisi, Francesco riceve il perdono per le sue intemperanze giovanili. Qualche anno più tardi, in una notte dell'anno 1216, il poverello era in preghiera nella Porziuncola. All'improvviso la chiesina fu avvolta da una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare Gesù e Maria. A loro chiese che tutti i pellegrini in visita a quel luogo, pentiti e confessati, potessero avere un perdono ampio e generoso. Il sogno e la richiesta di Francesco furono portati davanti a Papa Onorio III, che in quei giorni si trovava a Perugia e che concesse l'indulgenza. Da allora, il 2 agosto, la festa del perdono richiama ad Assisi migliaia di pellegrini ogni anno, tutti in fila per trascorrere almeno qualche minuto in preghiera nella Porziuncola. E allora siamo sempre in attesa della sentenza del processo sui diritti TV Mediaset, che vede come principale imputato Silvio Berlusconi. Andiamo nuovamente in piazza Cavour davanti alla Cassazione, dove per noi c'è sempre Giuseppe Caporaso. Giuseppe. Nulla di fatto, allora l'attesa continua qui davanti al palazzo, al palazzaccio, alla Corte di Cassazione. Vi possiamo dire che sostanzialmente il clima è incandescente, non è solamente fuori al palazzo ma evidentemente anche all'interno della Camera di Consiglio, dove sono i giudici della sezione federale penale guidati da Antonio Esposito, perché secondo le indicazioni arrivate appunto dalla Cassazione, mezz'ora prima della decisione verranno aperte le porte sostanzialmente della Corte di Cassazione e entreranno i giornalisti, quindi ci sarà un preavviso di mezz'ora. E se il dibattito tra i giudici dovesse continuare oltre le ore 21, per motivi di ordine pubblico, la sentenza verrà domani pronunciata pubblicamente. Queste sono le ultimissime notizie qui davanti al palazzaccio, alla Corte di Cassazione in piazza Cavour a Roma. Linea allo studio. Grazie Giuseppe, allora grazie e buon lavoro. Il nostro giornale termina qui, l'appuntamento come sempre per domani dopo Rosario da Lourdes. Grazie per essere stati con noi, allora buona serata. Arrivederci.